Pace e bene a tutti, un caro saluto dalla Polonia, da Cracovia, la terra di Giovanni Paolo II. Mi piace essere insieme a voi, devoti a Padre Pio. Tra questi due santi esisteva un stretto legame spirituale. Insieme a noi c'è un altro santo, San Francesco. E io vorrei commentare l'ammonizione che parla della compassione, della misericordia per gli altri. Infatti, il gesto più eloquente della misericordia è sostenere il prossimo per le sue fragilità, cioè in tutte quelle situazioni nelle quali si evidenzia la debolezza dell'uomo, le situazioni che tolgono alla persona l'autonomia e la forza di andare avanti nella vita con libertà e serenità. Il sostegno da offrire al prossimo significa allora diventare colui, possiamo dire, che dona la spalla, una spalla a chi gli è vicino e sta cadendo, che dona cioè quella forza che l'altro non ha più. Ecco, questa è la misericordia. Questo significa il sostenere il prossimo nella sua fragilità. Saper accorgersene, guardare oltre il proprio naso, avere la sensibilità, l'empatia. Questa è la misericordia. Oggi regna, credo, nel mondo l'indifferenza, una malattia della nostra società. La misericordia è uscire dall'indifferenza, dall'individualismo, in cui si è tentati di rinchiudersi per condurre la vita comoda e senza problemi. Ma bisogna qui dire che il verbo usato da San Francesco, sostenere il prossimo, ha anche un altro significato, cioè sopportare, tollerare. Beato l'uomo che sa sopportare il suo prossimo per la sua fragilità, in quelle cose in cui vorrebbe essere sopportato anche lui se si trovasse in un caso simile. La misericordia consiste anche, dunque, di tollerare con pazienza l'altro. Quante volte pensiamo, ricordiamoci, perdiamo la pazienza quando si manifestano le debolezze dell'altro. Ecco, saperle sopportare, saper passare sopra, prendere la distanza, sdrammatizzare, questa è anche la misericordia. Si potrebbe dire che abbiamo qui allora la misericordia nel senso attivo, sostenere il prossimo per le sue fragilità, e la misericordia nel senso passivo, sopportare l'altro nelle sue fragilità. Io credo che per fare l'uno e l'altro bisogna saper accogliere la propria fragilità. Solo allora guarderò l'altro con tenerezza. Non avrò né indifferenza né impazienza. Siamo, carissimi, chiamati a far crescere una cultura della misericordia, basata sulla riscoperta dell'incontro con gli altri, una cultura in cui nessuno guarda all'altro con indifferenza, con sdegno, né gira lo sguardo quando vede la sofferenza dei fratelli. Ecco, la cultura che sa accorgersi delle fragilità degli altri ed accoglierle con tenerezza, sia dandogli sostegno, sia sopportando l'altro. Formiamo, facciamo crescere questa cultura. Pace bene a tutti e caro saluto ancora una volta da Cracovia e dalla Polonia.